Pesaro Danza ritorna in città e presenta il programma per il 2022-2023, 5 appuntamenti compresi tra il mese di novembre e quello del 31 marzo, suddivisi tra il Teatro Sperimentale e il Teatro Rossini. Il programma, appunto, sono 5 appuntamenti, ma ognuno è stato davvero molto pensato a partire dal primo perché abbiamo inaugurato un filo di programmazione nuovo che abbiamo chiamato Miti della Scena, con l'idea di portare di qui al 2024 a Pesaro, diciamo, i pochi artisti di livello internazionale che ancora non sono venuti. Inizieremo il 6 novembre con Ute Lemper, che inseguiamo da una decina d'anni, che è insomma, la regina del teatro canzone internazionale. E invece ad apertura di danza, il 20 di novembre avremo Saburo Teshigawara, che è un grandissimo coreografo giapponese, quest'anno Leone d'Oro alla Biennale di Venezia, e quindi apriremo davvero nel segno della grande danza internazionale, un appuntamento davvero di grande forza. Con lui, lui sarà in scena con un Tristano Isotta, una versione naturalmente in danza con la sua danza, una danza contemporanea, una danza molto innovativa che lui stesso ha inventato, per questo insomma la sua grandezza. Proseguiamo con una compagnia siciliana, che è quella di Roberto Zappalà, un centro coreografico nazionale, Patria. Proseguiamo con una residenza di allestimento con il collettivo Mine, che presenta un lavoro molto interessante su base techno. Poi ospitiamo uno strano balletto contemporaneo con un tema molto affascinante dal film The Danish Girl, e quindi una transizione in qualche modo da uomo a donna all'interno di una coppia però molto solida, che continua a esserlo anche dopo la trasformazione diciamo dell'elemento maschile della coppia. È Lili Elbel Show, con dei grandi danzatori capitanati da Silvia Azzoni, che è una delle nostre étoile più importanti a livello internazionale. E chiudiamo con la compagnia privata, diciamo non legata alla fondazione lirica, che è l'Ater Balletto, che presenta il suo Storie, quattro storie intrecciate per una compagnia davvero tra le più importanti d'Italia.